Le storie dell'arte, che è anche un omaggio a Giovanni Romano, che per tanti aspetti è anche un maestro. Attribuzionismo, allora. Attribuzionismo, saper dire chi è l'autore di un'opera d'arte. Bisogna essere sensitivi? No, bisogna aver studiato tanto, tanto e soprattutto visto tanto. E uno come Longhi, come Bernard Berenson prima di Longhi, come Federico Zeri, che avevate visto magari in televisione, avete letto qualche libro. Ma diciamolo, perché non voglio sempre parlarne male, anche uno come Sgarbi è un grande attribuzionista, è uno che vede l'opera e siccome ha studiato molto, ci vuole anche fiuto, naso. Ad esempio, lo sapete, Argan non era un grande attribuzionista, era un grande storico dell'arte. Prese una cantonata formidabile, sicuramente ve la ricordate, alle teste di Modigliani. Aveva già, io ce l'ho a casa, il testo già scritto e praticamente stampato in cui lui decanta queste teste di Modigliani che avevano fatto dei ragazzi burloni e in qualche modo goliardici ma intelligenti, tanto che uscì una pagina del Black & Decker che pubblicizzava il Black & Decker perché avevano fatto i Modigliani. Attribuzionismo, puro visibilismo, scuola di Vienna, l'ho citata prima. Però rimaniamo un attimo all'attribuzionismo. Chi sono i padri dell'attribuzionismo? Ma chi viene all'inizio? Dicevo le biografie, le vite. Vasari, lo conoscete? Giorgio Vasari. È colui che scrivendo le biografie degli artisti a lui contemporanei comincia a raccontarci una storia dell'arte, anche molto bella, perché alla fin fine la storia dell'arte è un racconto, io ne sono convinto. Cioè un po' tutta la storia è un racconto. No, Cicerone diceva opus oratorium maxime. Alla fine sì, ci sono i fatti, gli eventi, ma metterli insieme, incastonarli uno dopo l'altro, come in un gioco del domino o come in un puzzle, non è un puzzle già preconfigurato dove sai esattamente dove va. C'è molta abilità nel racconto dello storico, ci può essere anche l'ideologia dello storico, che a volte può addirittura inficiare l'oggettività del racconto. Però è vero che anche le storie dell'arte, Vasari la racconta come fiorentinocentrica, tutto inizia da Firenze. Già uno come Longhi mette in discussione questa fiorentinocentricità, ancor più Toesca, che è un altro dei grandi storici dell'arte italiana, poi ve li elenco e ve li metto in ordine cronologico, che dice no, c'è la Lombardia, Toesca, il Medioevo importante in Lombardia. Quindi raccontare la storia dell'arte è un fatto non fortemente soggettivo, ma sicuramente soggettivo, dove c'è l'abilità del racconto. Tanto che si dice che Longhi scriveva così bene che è giusto inserirlo, qualcuno lo trova inserito nelle antologie della letteratura italiana. Non tutti sono d'accordo perché la sua prosa è virtuosistica, immaginifica. E uno come Zeri, che a un certo punto si scontra con Longhi, anche se il grande scontro è tra Lionello Venturi e Longhi, poi ne parliamo, però uno come Zeri dice no, bisogna avere una prosa più di tipo anglosassone, più semplice, la devono capire tutti la storia dell'arte. E infatti Zeri aveva un altro tipo di prosa e di eloquio. Comunque, rimanendo ai grandi storici dell'arte, qui faccio un omaggio a quello che per me è un maestro assoluto, quello su cui mi sono laureato, Giovan Battista Cavalcaselle. Chi era costui? Per la gran parte di voi, ed è giusto che sia così. Era un signore che voleva andare a studiare pittura a Venezia, all'Accademia di Venezia. Poi, insomma, alla fine, più che fare il pittore, si mette davvero a fare lo storico dell'arte. E con un quaderno, con un taccuino, comincia a girare tutti i grandi musei del mondo e appunta, schizza, non c'era ancora la fotografia. Stiamo parlando del 1800, della seconda metà del 1800, lui è nato nel 1819 e muore nel 1897. Questo Giovan Battista Cavalcaselle gira tutti i musei e ha questi quaderni, questi taccuini, dove si appunta, schizza i quadri e comincia a ricostruire il corpus delle opere di tutti i grandi artisti italiani. E lo fa insieme ad un giovane che incontra nei suoi viaggi a Londra, un certo Harker Crowe, e insieme scrivono questa History of Painting in Italy, che esce in inglese prima ancora che in italiano. Questo lo trovo straordinario, cioè un uomo che fa un'operazione che rende l'arte italiana importante anche all'estero. Prima non c'era una vera e propria storia della pittura in Italia, dal secondo secolo al XV secolo.
E questo Cavalcaselle è uno che è un patriota, è iscritto alla Giovane Italia, combatte, deve fuggire, poi entra nel sistema delle soprintendenze, diventa soprintendente, si batte tantissimo per la tutela del patrimonio artistico. Romanzo nel romanzo, qui c'ho un libro che non è quello che ho scritto io ho scritto, ho pubblicato semplicemente il suo taccuino piemontese, che era La Marciana di Venezia in pubblica. Ma qui c'è questo libro che ne racconta la vita. E ne racconta la vita di un uomo che è un superman, ma nel senso che un uomo di un rigore e di un carattere straordinario, che tra l'altro ha un avo, ha un pronipote che vive qua a Torino, molto simpatico. Dopo Giovan Battista Cavalcaselli, il grande conoscitore è Bernard Berenson. Lui era di origini lituane, però di fatto naturalizzato statunitense, e lui si trasferisce a Firenze, poi si compra una bella villa. Ed è lui che mette insieme questi lunghi indici. Lui non è un grande scrittore, ma compone questi indici che mettono insieme il corpus delle opere degli artisti, perché mancava. Cioè, alla fin fine non si sapeva bene se la tempesta fosse di Giorgione o di Tiziano, non si sapeva bene quali fossero le opere davvero di Raffaello. Lo fa grazie a questo occhio e a questo studio attento delle opere. E lui vive e poi morirà a Firenze, nato nel 1865 a Butrimonis in Lituania, naturalizzato statunitense, morirà a Firenze nel 1959, laureato a Harvard, ed è un grandissimo conoscitore. Dopo di lui, l'altro grande conoscitore e storico dell'arte italiano è Adolfo Venturi. Adolfo Venturi era di Modena, nato a Modena nel 1856 e si trasferisce a studiare e vivere a Roma, ma è lui che ha il primo insegnamento di storia dell'arte in Italia. Prima non c'era. Nel 1896 abbiamo il primo insegnamento, la prima cattedra di storia dell'arte a Roma, all'Università di Roma. Dopo di lui, un altro importante storico dell'arte e conoscitore, Pietro Toesca, quello che citavo poc'anzi, che scrive soprattutto a proposito del Medioevo alla Lombardia. E lui che ha la prima, e lui è nato a Pietra Ligure nel 1877 e morirà nel 1962, Pietro Toesca, prima cattedra di storia dell'arte all'Università di Torino. Vediamo, chi è questo? Lo riconoscete? Ci dovrebbe essere scritto, insomma. Questo è Vasari, Le vite di Vasari, un grande. Questo chi è? Qualcuno lo riconosce, forse lo leggete sotto, eh? È Bernard Berenson, bello, no? Qui all'interno della Galleria Borghese di Roma nel 1955, l'anno in cui sono nato io, già anziano, che scruta, guarda i particolari. Qui ci sarebbe un po' di aneddotica. Un non antagonista, ma un concorrente di Cavalcaselli era un certo Giovanni Morelli, che con una teoria alla fin fine positivista, siamo alla metà dell'Ottocento, diceva che i quadri si capiva di chi erano guardando i particolari laddove il pittore esegue l'orecchio, il dito, l'unghia, la mano in modo quasi automatico. Guardando i particolari io faccio una sorta di analisi calligrafica. Come scopro io se un mio allievo mi ha scritto una lettera anonima denunciandomi al rettore? Scherzo, no? Ecco, faccio fare un compito in classe, poi prendo la lettera anonima e confronto e scopro il traditore. Ecco, a parte scherzi, e l'analisi calligrafica, diceva Morelli, è l'analisi delle particolarità in cui l'artista interviene automaticamente. Poi, oltre a Berenson, qui vedete Roberto Longhi, un naso importante, insieme a un grande storico legato al storico dell'arte veneziana, Roberto Pallucchini. E Longhi è stato forse il più celebre, il più grande come conoscitore e scrittore. Nato ad Alba nel 1890 e morto nel 1970. Studia a Torino con Pietro Toesca, vi ho citato poc'anzi Toesca. Si laurea nel 1911 su Caravaggio e poi fa il perfezionamento a Roma con quell'Adolfo Venturi che vi ho citato poc'anzi. Docente, poi prima all'Università di Bologna e poi a Firenze. Qui inizia quella scuola di Firenze e Toscana che è un po' antagonista della scuola romana. Suoi allievi, maggiori allievi, sono stati Giovanni Previtali, Enrico Castelnuovo, torinese,
Gianni Romano, Giovanni Romano, torinese, Giovanni Enrico Castelnuovo, morto, se vogliamo, prematuramente, ecco, non molti anni fa. Giovanni Romano, Francesco Arcangeli, grande anche perché i suoi studi poi spaziano dall'antichità fino alla contemporaneità, Giuliano Briganti, sono tutti allievi di Longhi. Chi è l'antagonista di Longhi? È il figlio di Adolfo Venturi, Lionello Venturi. Lionello Venturi nasce a Modena nel 1885, quindi un po' più giovane di Longhi, e muore nel 1861. Anche lui docente di storia dell'arte all'Università di Torino. Quindi vedete che il nostro Turin, la nostra piccola Torino, è importante per gli studi storico-artistici. Docente a Torino dal 1919 e poi all'Università di Roma. Suoi allievi sono stati il già citato Giulio Carlo Argan, l'Anna Maria Brizio, Aldo Bertini, che ha insegnato a lungo prima all'Accademia di Torino e poi all'Università di Torino, Enrico Crispolti, Paola Barocchi, Maurizio Calvesi. Due scuole, l'un contro l'altro armate. Ma qui è inutile adesso stare a discettare perché prevaleva un'analisi formalista in uno, un'analisi invece più di taglio storico nell'altro, ma all'inizio tutti e entrambi erano poi di formazione crociana. La verità è che Lionello Venturi, da antifascista qual era, va negli Stati Uniti si forma con una nuova lettura che oggi diremmo filosoficamente più analitica, però poi sono scontri anche quasi personali, non mi addentro in questi. Poi l'altro storico dell'arte italiano molto importante, torinese, è Giulio Carlo Argan, qualcuno magari aveva anche studiato sul suo manuale, rimangono fondamentali comunque molti suoi studi, torinese, classe 1909, muore a Roma nel 1992, tra l'altro dopo essere stato sindaco di Roma. Studia a Torino con Lionello Venturi ed è docente a Roma. Altri grandi storici dell'arte, il più grande di taglio puro visibilista è Ludovico Ragghianti, laureato a Pisa con Marangoni, a questa rivista Critica d'Arte, chiudo su questa carrellata di nomi che poi vi tedia, con Federico Zeri, 1921-1998, studia con Toesca all'Università di Roma e ad esempio il nostro Sgarbi, nato a Ferrara nel 52, studia a Bologna. Ma torniamo indietro un attimo, passo dopo passo, a vedere qual è, dopo l'essere conoscitori, perché alla fine tutti questi sono conoscitori, qual è l'altra linea di metodo, metodologica, che viene definita appunto puro visibilismo. Finiamo solo la carrellata vedendo Federico Zeri nel suo studio, sapete che aveva collaborato molto anche con Allemandi e anche con vari galleristi. Vedete, ecco, Alois Riegel e Wölfflin, sono loro i due grandi puro visibilisti, coloro che, partendo sicuramente da una matrice idealistica, vengono a definire che la prima e più importante analisi di un'opera d'arte non è tanto il dove, il quando, il chi, ma la forma, l'analisi formale dell'opera. Ed è sulla base di questo studio che poi si delineano quelle categorie che poi noi usiamo in modo quasi scontato. Quando io ai miei allievi faccio dire romanico, gotico, rinascimento, barocco, manierismo, prima metà strada tra rinascimento e barocco, neoclassicismo, e via discorrendo. Ecco, queste categorie stilistico-formali sono proprie del, sono utili? A parer mio sono utilissime. Sono delle categorie che sono dei grimaldelli per studiare la storia dell'arte. Tendiamo ad abbandonarle, ma non dobbiamo abbandonarle. I nostri studenti a volte non le sanno. Cioè io arrivo all'Accademia di Belle Arti, entro in un'aula dove magari sono addirittura quelli del biennio come stamattina e chiedo, mi dica in ordine cronologico le principali tendenze artistiche. E questi non sanno dire romanico, gotico, rinascimento, barocco, neoclassicismo, romanticismo, non riescono assolutamente. Tanto che per i cinesi, qui vado sull'aneddotico, ho scritto su Facebook le definizioni, imparate. Il romanticismo è una tendenza culturale, segnatamente artistica, che nasce, che cioè siamo a sti livelli da catechismo ancora, non so, ecco. Però questa è una carenza che c'è. Quindi il puro visismo è un metodo importante che ha tra i suoi fondatori questo grandissimo Alois Riegel, quello che parla del Kunstwollen, e Heinrich Wölfflin. Poi queste foto me le ha preparate la gentilissima Anna Laferla, vedete Aby Warburg. Aby Warburg chi è? Aby Warburg è il grande teorico ad Amburgo prima e a Londra poi dell'iconologia, che sembra un po' antitetica al puro visismo, poi hanno dei contatti. Puro visismo di quest'opera, dico, guarda che bella
che movimento, che sinuosità, eccetera, quello che mi fa analizzare il puroresimo, se io leggo, guardo la primavera di Botticelli, vedo questa forma spiraliforme. L'iconologia mi fa chiedere, ma cosa rappresenta la primavera? Ma alla fin fine, qual è il significato recondito? Oppure quando magari possiamo aprire, architetto Giaghello, lei apra cortesemente quella porta, intravediamo al di là Troger, scultore tirolese, studiato brillantemente da Clelia Arnaldi di Balle. Là intravedete il giudizio di Salomone. Cioè c'è Salomone che con un sguardo terribile indica una donna, per terra c'è un bambino morto, in aria, tenuto da un soldato che brandisce una scimitarra, una sciabola, c'è un bambino appeso come un pollo per una gambetta e due donne. Il maggiore degli iconologi, oltre ad Abi Vargur, che qui vedete, è questo signore qua, Ervin Panofsky. E cosa dice Panofsky? Panofsky dice, c'è un primo livello, io cosa vedo in quel livello? Vedo un uomo con un dito che sembra quello zio Sam quando dice ti voglio arruolare, vedo una donna, vedo due bambini, vedo un soldato, vedo due donne. Secondo livello, riconosco il soggetto con precisione, quello è il re Salomone, due madri si contendevano un bambino rimasto vivo mentre l'altro era morto e tutte dicevano che quel bambino vivo era il loro. E allora Salomone, che non è un re sanguinario ma è un re astuto, dice, soldato, taglia il due il bambino. E la madre, la vera madre, si protende, no, lascialo all'altra donna. E lui capisce, donna, quello è tuo figlio e tu vattene in galera perché sei una criminale millantatrice perché stavi per lasciare uccidere un bambino. Ecco, qual è il terzo livello di lettura iconologico su cui io mi vorrei divertire, ma tutti noi ci possiamo divertire? Prima parlavo al telefono con una giornalista della Stampa e mi chiedeva, ma avete fatto questa mostra, come l'abbiamo chiamata? L'infanzia contesa, vero Clelia? L'infanzia contesa. E io volevo fare una provocazione, poi la presidente della Fondazione Torino Musei mi ha bloccato, dice vai troppo in là, forse aveva ragione lei. Però io dico, ma quante volte sui giornali noi leggiamo di padri e madri che si contendono i bambini, allora quel gesto simbolico del taglio diventa un gesto in qualche modo semantico. Cioè noi a volte, magari anch'io, non lo so, noi questi bambini ce li contendiamo e li sbraniamo, li tagliamo. Ecco la nave. Che cosa voleva esprimere allora in questo... in questa scultura e poi c'è il dipinto. Ma se io voglio giocare a fare un'analisi ecologica del terzo livello, che è quasi un livello psicoanalitico, posso cimentarmi. Ed è qui che lo storico dell'arte diventa critico d'arte. Si può... perché? Perché, come dicevamo all'inizio, può venirmi utile la semiologia, che dice un'opera d'arte non ha mai un valore denotativo ma connotativo. Per spiegarci più semplicemente, guardo un semaforo, è rosso, valore denotativo, rosso, fermati, giallo, stai attento, finisci di passare, verde, vai avanti. Il semaforo io non lo posso interpretare in termini di ah, è rosso, mi suscita calore, emozione, passione. Ecco, l'arte è connotativa, cioè io, mi viene più comodo citare Leopardi e l'infinito, no? Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guarda esclude. Ma voglio dire, ma era stupido Leopardi che di fronte ad un colle, ad una siepe che gli escludeva lo sguardo al di là, andava addirittura e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva. E no, lì gioca la valenza connotativa, cioè quel colle che è la dimensione della realtà e del limite dell'esperienza, lui con la mente va al di là e naviga, tanto che il naufragar mi è dolce in questo mare. Questa è la grande poesia. Ecco, nella valenza connotativa trovo la grande poesia delle opere d'arte e lì mi torna utile anche quella che io così ho inopportunamente vituperato come semiologia. Andiamo a chiudere perché vi stanco troppo. Allora, scorriamo le immagini che mi ha preparato. Questo è Gombrich. Gombrich è lo storico dell'arte inglese che io amo di più. Siccome dobbiamo darvi dei consigli per gli acquisti bibliografici, ma io alla fine sono molto banale. Poi i conservatori vi daranno delle letture più...
Io adoro la storia dell'arte raccontata da Gombrich. Lui era alla fin fine un iconologo, ma con letture psicanalitiche, grande anche comunque puro visibilista, cioè mette insieme tutto. Quella piccola storia dell'arte pubblicata da Einaudi in Italia, adesso ripubblicata da Faidon, che costa 15 euro, ripubblicata in brossura, insomma, che costa poco, è una meraviglia. E questo signore, che è uno dei grandi del Warburg & Cort all'Institute di Londra, ancora oggi esistente, è nato ad Amburgo, dove c'è una delle più grandi fototeche del mondo, perché gli iconologi studiano anche molto sulle nella fototeca, è per me in qualche modo il grande padre della mia conoscenza della storia dell'arte. Senza dimenticare un altro grande, Arnold Hauser, la storia sociale dell'arte. Ecco perché un altro metodo è importante e si avvicina anche al metodo iconologico. Io di un'opera d'arte, come dicevo, voglio capire chi è il committente, voglio capire per chi è stata realizzata quest'opera, in che contesto, chi era il pubblico che guardava. Questa è una fruizione elitaria probabilmente. E com'era la fruizione? La Cappella Sistina aveva una fruizione pubblica, popolare o meno? E questa è l'analisi che fa uno storico di matrice marxista, ma che poi non è un marxista radicale, come Ardo Laurens. Anche qui Einaudi ha pubblicato, lo trovate anche sulle bancarelle, rieditato, La storia sociale dell'arte, in due tomi molto interessanti. Qui veniamo ai nostri capolavori, andiamo a semplificare e a chiudere per non tediarvi. Questa è la scultura che vi citavo, così la vedete di là. A fianco vedete l'Antonio di Donna Messina, che è il nostro capolavoro, è la nostra Gioconda, che è stato riposizionato sotto in Acaia in modo più visibile, anche in modo che una scuola anche con 30 alunni, ma anche con 40 alunni, possa vederla in tutta la sua bellezza. Prima era chiuso nella Torre Tesori, era anche bello, ma insomma. E lì ve ne parlerà poi il dottor Simone Baiocco. Qui vediamo il palazzo perché ci serve a chiudere questa conferenza. La facciata juvariana si innesta come una gigantesca superfetazione, peraltro incompiuta, perché avrebbe dovuto nel progetto originario inglobare tutto il castello medievale, sulle due torri romane che sporgono, dico cose che sapete, che sporgono appena dietro la facciata e che percorrete volendo, uscendo da quella parte là, percorrete la scala elicoidale romana, si innestano su un castello medievale col suo fossato e con le altre due torri che sono di fatto quasi rinascimentali. Quindi questo edificio qui nel cuore di Torino racchiude in sé tutta la storia di Torino, perché appunto dall'antica Roma fino al 1713, quando i Savoia diventano re di Sicilia, poi 1720 il trattato dell'Aia, diventano, scambiano la Sicilia con la Sardegna, diventano re di Sardegna. E questo palazzo, abitato da due madame reali importanti, facciamo vedere alcuni particolari per capire appunto la sua medievalità, e anche lì sotto c'è quel bellissimo giardino realizzato da Diego Giachello, che è tutto merito suo, che ha recuperato un fossato maleodorante che era diventato non molto tempo fa un immondezzaio, lo ricordo da bambino, da facciare uno splendido giardino dove siete invitati tutti poi a passeggiare. Ecco allora la nostra città, ancora in questa carta del 1790, ancora con ben visibile poi la cittadella, sciaguratamente distrutta, ne resta solo il mastio. Noi ci collochiamo là, proprio nel cuore, con l'asse, gli assi viari, l'asse della via Roma, che è la prima espansione edilizia, l'asse della via Po, la seconda espansione edilizia, e poi l'asse di via Garibaldi su via Palazzo di Città, che è la terza espansione edilizia. Una città meravigliosa, bellissima, che in questo museo viene raccontata. Questo vuole essere sempre di più e un po', insomma, il museo della città. E loro ve lo racconteranno meglio di me in quest'ottica. Vi ringrazio della vostra attenzione.